Un'auto rubata dal valore di 3.000 euro e un motore di una barca da 5.000 euro, due cassette di frutta e alcune chiavi inglesi. È il bottino finale di un raid commesso da una banda di ladri a Reda sul finire della scorsa settimana, quando sono state 5 le case visitate dai malviventi nelle campagne intorno al quartiere Faentino, tutte vicine qualche centinaio di metri l'una dall'altra. Mentre per l'auto, un Alfa Romeo 156 del 2005, grigia, le chiavi erano all'interno dell'abitacolo e i ladri hanno solamente dovuto fare il pieno al veicolo per poi darsi la gambe, per il motore della barca c'è stato maggiormente da sudare. Il gruppetto di manigoldi infatti lo ha letteralmente svitato da un fuoribordo che era custodito nel giardino di un'abitazione, con alcuni cani che hanno inutilmente provato a dare l'allarme, abbaiando. A Faenza, invece, una ragazza rumena di 24 anni è stata raggiunta da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere dopo aver tentato di rubare una bicicletta. Il provvedimento è stato preso considerato che la giovane era in affidamento ai servizi sociali per una serie di altri reati, ma il periodo di prova di custodia alternativa non ha avuto gli esiti sperati. Sempre a Faenza, in centro, ennesime auto bersagliate dai topi che hanno spaccato i finestrini per impossessarsi di alcuni indumenti lasciati incustoditi sui sedili delle vetture. Infine, domenica sera, cassaforte svaligiata in un'abitazione sempre del centro, in Corso Mazzini, dove i ladri sono riusciti a portare via oro e altri preziosi per diverse migliaia di euro. Ad accorgersi dei predoni, in casa, è stato il figlio dei residenti che, abitando nell'appartamento attiguo, ha sentito dei rumori sospetti e ha chiamato i carabinieri. Purtroppo, all'arrivo dei militari, i ladri erano già fuggiti calandosi dalla grondaia. Come per i furti di via Boschi, anche in questo caso, i malviventi sono entrati in azione nella prima serata, fra le 19 e le 20.